Buongiorno da Casandrino Luigi Di Donato. Allora, abbiamo sul banco un vecchio televisore Sony, ma più che altro un monitor, perché chiamarlo televisore ormai qua non ha senso perché è un vecchio modello, quindi con il T2, buonanotte. Allora, io non lo volevo accettare il cliente insistito del CD. E vediamo un attimino. Gli ho detto che ci vuole il decoder vicino, ho detto sì, già lo sapevo, va buono. Comunque, accendiamo il televisore, vediamo LED verde, sotto la scritta Sony. E passa al rosso, rosso lampeggiante. Spegniamo il televisore. Un attimo solo che si devono scaricare i condensatori, altrimenti continuerà a lampeggiare pure senza corrente. Poi provo ad accendere, eccolo qua. Allora, accendiamo di nuovo LED verde. Dopo un po' di tempo LED rosso lampeggiante, eccolo qua. Allora, il cliente mi ha detto che praticamente però dopo molto tempo il televisore si accende, quindi presumo, penso che sia un problema di elettrolitici in perdita, perché quando un televisore a freddo non va e a caldo va, è sempre al 99% un problema di elettrolitici sul modulo sulla scheda di alimentazione. Questo qua è tutto schermato. Togliamo questo affare qua, così vediamo meglio all'interno e voilà. E che ecco, c'è una cosa che si capì, no? Questo hanno fatto tutte queste belle feritoie per il raffreddamento, queste griglie per il raffreddamento per circolare aria e poi vengono coperte dallo schiena. Che cazzo? Ma non voglio fare lo scienziato, però penso che è una stronzata, no? Che tu prima mi fai il raffreddamento in queste condizioni e poi mi copri tutto con la schermatura qua. Allora, per capire se è vero quello che ha detto il cliente, cioè, non sempre il cliente dice la verità, spesso cerca di minimizzare, di dire delle cose, magari per cercare di sfuggire, di fare l'anguilla, si dice qua. L'anguilla che significa? Che tu non riesci, cerca sempre di sfuggire in qualche modo e di minimizzare il guasto. Vediamo se è vero quello che ha detto il cliente, cioè se a caldo va e a freddo no. Chiaramente, che cosa faccio adesso? Prendo un phon e farò entrare dell'aria calda all'interno senza perdere tempo nello smontaggio del televisore, così avrò già una conferma se è vero quello che ha detto il cliente e se è un problema di elettrolitici. Ecco qua, ho preso il mio phon originale cinese e cercherò di, approfittando che è bella aperta qua con la griglia, farò entrare dell'aria calda e riscalderò tutta la scheda, non so nemmeno dove sta la scheda di alimentazione qua. Vabbè, riscaldiamo tutto, mettiamo la corrente. Ecco qua, questo è il solito trucco dello shock termico. Così vediamo se è vero che è caldo il televisore. Va bene, l'abbiamo scaldato noi. A parte che qua già si schiatta con questa temperatura. Verde, verde. Vediamo un attimino se non peggio ancora. Ah, ecco qua. Si è acceso. Effettivamente allora è un problema. Potrebbe essere un problema di elettrolitici in perdita. Apriamo il televisore e dobbiamo solo localizzare. Però il discorso è sempre lo stesso. Con questo sistema qua noi facciamo subito pure. Con il televisore aperto subito andiamo a vedere grosso modo dove sta la zona da allora. Quindi adesso apriamo il televisore e andiamo a cercare un attimino gli elettrolitici che si devono sostituire. Chiaramente con questo sistema qua, con lo shock termico, con il phon e il gas raffreddante, possiamo localizzare immediatamente il guasto, altrimenti ci sta solo da impazzire. Che questo è importante, gas raffreddante e phon. Altrimenti qua devi aspettare un'ora che si riscalda all'interno del televisore, magari un'altra 2 ore che si raffredda, ci vuole una giornata alla fine. Vabbè, apriamo il televisore, vediamo un po' la situazione. A posto, ho tolto tutte le viti, apriamo un attimino, vediamo un po' cosa esce di bello da questo. Ma miseria, che è? Mamma mia, è una centrale nucleare. Per un 21 pollici qua, 24 pollici, quant'è, hanno fatto un pulso manghica. Però guardate la qualità, già per togliere questo cretto che dà fastidio, la tastiera già c'è un connettorino intermedio qua. Allora, come vediamo, l'interno del televisore è molto molto complesso, è abbastanza complesso, perché all'epoca per fare specialmente un televisore di qualità, chiaramente non era così semplice come oggi, con 4 con una schedina piccola riescono a fare anche un 55, un 60 pollici. Allora, praticamente noi vediamo alimentazione, scheda di alimentazione, scheda madre, e inverter, quello che accende le lampade. Televisore aperto,
vediamo un attimino di rumore, il meno possibile, altrimenti poi giustamente qualcuno dice che viene mal di mare. LED verde acceso. Adesso vediamo un attimino se lampeggia il rosso oppure, ecco qua, lampeggia il rosso. Quindi abbiamo il problema. Proviamo a questo punto a scaldare solo l'alimentatore. A posto, rimettiamo la spina, io non ho provato ancora il televisore aperto, LED verde acceso, LED illuminazione accesa, si intravede nella ferritura, la vedete? Dietro al telaio, lo chassis, quindi il televisore è acceso, quindi vediamo che probabilmente qualche elettrolitico proprio sul pilotaggio. Abbiamo 1, 2, 3, 4 elettrolitici sul pilotaggio, quindi ancora sempre sul primario di alimentazione. Vabbè, adesso per velocizzare la cosa facciamo sempre il solito trucco dello shock termico. Come funziona il trucco dello shock termico? Tutto togliamo la spina. Prendiamo la nostra bomboletta. Questa qua io, come già vi ho detto nell'altro video, non è gas raffreddante, è aria compressa, quello che vendono per pulire le tastiere dei computer. Costa molto di meno. Questo è un getto mirato, eh. Solo i tre elettrolitici vicino all'intero pilota. Aspettiamo un attimo che evapora un attimino, altrimenti qua prendiamo fuoco dall'esplosione. Mettiamo la linea, vediamo che cosa succede. Giuro che è in diretta. Vediamo un attimino se si accende. Ecco qua, vedete? Un'altra volta sta lampeggiando, quindi probabilmente è uno dei tre che ora è raffreddato. Adesso farò una cosa. Allora, adesso ho scaldato, come abbiamo visto, solo gli elettrolitici. C'è anche l'integrato pilota là sotto, quindi non è che faccio corna, non vorrei proprio. No, adesso è perfetto. Adesso devo fare un getto. Appunto, direi di fare una cosa per velocizzare un po' la cosa. Io sospetto, diciamo, per esperienza, questo qua che è proprio attaccato a questa resistenza a filo, che magari scalda, si secca prima. Questo elettrolitico è di 47 microfarad, 35 volt. Facciamo in questo modo qua. Vado a raffreddare solo questo elettrolitico qua. Ecco qua. Riproviamo ad accendere LED verde. Tra poco comincerà a lampeggiare sicuramente, e infatti il rosso. Quindi al 99%, quello là che vedete con la brina sopra, con il ghiaccio sopra, che è da sostituire. A posto, ho tolto l'elettrolitico dallo stampato, andiamo in cerca di un 47 microfarad a 35 volt. Allora, torniamo a noi. Ho sostituito l'elettrolitico da 35 volt 47 microfarad, e ho avuto la mala sorpresa che il problema si è ripresentato. Cioè, praticamente accende, di nuovo verde, di nuovo rosso. È inutile adesso ripetere la situazione, se il filmato viene troppo lungo. Riscaldo di nuovo la zona, il televisore parte regolarmente. Praticamente, che cosa è successo? Io quando riscaldavo l'elettrolitico, praticamente l'integrato, l'MCZ, cosa che già avevo pensato all'inizio, che su un'esperienza vecchia sui vecchi Sony CRT, sempre l'MCZ 3001, che davano questi problemi. Questo è l'MCZ 3001 UB, una versione diversa, però quello che ho capito dà lo stesso problema, cioè che a caldo va e a freddo no. Sono andato in cerca di questo integrato. Praticamente, che cosa succedeva? Che quando riscaldavo l'elettrolitico, per riflesso andava anche sull'integrato e partiva. Questo è tutto, e mi ha fregato. E allora, quando sono andato in cerca dell'integrato, che l'ho trovato poi su Ipertronica per ordinarlo, ho trovato questo video spagnolo, penso, non lo so, come recuperare l'integrato MCZ 3001 su un televisore Sony. Questo addirittura ha fatto la pallina di stagno, lo passa sul. Ho visto il video, non lo faccio vedere, mi ha fatto di copyright, però ha passato la pallina di stagno fusa sull'integrato e dice che si ripristina i contatti interni dell'integrato. Non lo so, io ci ho provato qua anche se la versione diretta è sempre un MCZ. Questo è 3001 normale, questo qua è quello che ho io, è 3001 UB, mi sono segnato le cirche per le dimentiche. E onestamente funziona, perché è una cosa di pazzo, cioè non lo so. Il fine che giustifica i mezzi. Adesso è freddo, LED verde, televisore acceso. Adesso è proprio freddo, posso anche raffreddare tutto.
praticamente il televisore parte e praticamente rimettendo la spina, io giuro che l'ho raffreddato il televisore adesso, proprio freddo, LED verde, e il televisore parte, come si dice in gergo, LED verde, parte regolarmente, la rete di illuminazione è accesa, si intravede in queste feritoie qua. Quindi non lo so che caspita ha inventato, questo è peggio di me secondo me. Cioè mettendo la pallina di stagno ha ripistato qualche contatto interno elettrosaldato dell'integrato, non lo so. Comunque sta di fatto che funziona. Quindi se capita a voi provateci anche voi, non tanto il discorso del condensatore, quando passando la pallina di stagno fusto, lasciando un po' di tempo, cosa che io pensavo impossibile, perché si spacca l'integrato, invece è ripristinato il contatto. Andiamo ad aprire. Io per un fatto di copyright non posso far vedere questo video, al limite vedetelo voi su internet, questo qua su YouTube, come recuperare l'integrato MCZ3001. Ripeto, non è questo qua, la stessa canzone, la stessa situazione, stessa... Che ho provato, oh, funziona, che devo dire. Chiaramente la cosa... Ecco qua, questo è l'integrato in oggetto, costa 8,60€ più la spedizione da Ipertronica, però chiaramente non ce l'ho. Il negozio, sono andato a fare la ricerca, ho trovato quel video, ho detto, rotto per rotto, come si dice a Napoli qua, ci ho provato e funziona. Oppure congelato la scheda, vai giù, parte. Boh, quello che è successo, sta di fatto che il fine giustifica i mezzi, funziona. Morale della favola, abbiamo visto come recuperare anche l'integrato MC7001UB, chiaramente pure questo qua non è un metodo professionale, però come si dice, fine giustifica i mezzi, sta di fatto che funziona, perché oppure... congelato la scheda, vedete, verde, e il televisore accende regolarmente, eccolo là, la rete di illuminazione della feritoia che si intravede là. Non so che dire, chimicamente, cioè no, elettricamente si ripristina qualcosa all'interno con quella temperatura altissima, chiaramente andare con il saldatore su integrato è una cosa assurda, però sta di fatto che funziona, si è ripristinato, come giustamente mi ha fatto notare l'altro tecnico spagnolo su quel video, ha 180.000 iscritti, quindi penso che non è un fesso, qualcosa sa. Signore, a posto, allora il televisore adesso è freddo, totalmente freddo, a parte prima l'ho congelato con la bomboletta, adesso è proprio freddo, LED verde, a posto, il televisore si è acceso regolarmente, quindi praticamente abbiamo visto pure come ripristinare l'MCZ. Non è qualcuno più pazzo di me che si è messo con la pallina di stagno fusa sull'integrato. Comunque funziona, effettivamente si ripristina qualcosa, qualche contatto elettrosaldato all'interno dell'integrato, non lo so, qualcuno più bravo di me magari lo può spiegare che cosa può succedere all'interno dell'integrato. Sta di fatto che effettivamente si ripristina il funzionamento dell'integrato, non metto ripristino lassù. Vabbè signori, io ci sentiamo nel prossimo video, tante belle cose. Luigi, dite un altro, dica sono io, ciao.